lanciarsi da un balcone senza farsi male. Tatuaggi e sorprendenti mutazioni non sono cose ormai più tanto originali. Si chiama anestesia e sentiamo allora chi ci racconta tutto su questa anestesia e soprattutto sul nuovo album Non segue la cura dei Superba. Ciao Ketty. Buonasera, ciao Stefania. Ciao. Buonasera Ketty. Dunque, voi siete una band veneta, quindi tu mi parli, mi rispondi da? Io da Vicenza, siamo quattro vicentini. Quattro vicentini. E chi sono questi quattro vicentini dei Superba? Allora, la sottoscritta Ketty è alla voce e abbiamo... E si sentiva su anestesia? Sì. Poi la chitarra che si sentiva su anestesia era la chitarra di Riccardo Bittante. Okay. Alla batteria c'è Stefano Urbani e al basso Matteo Piccolo. Perfetto. I Superba, perché Superba? Allora, ti devo raccontare la verità o posso raccontarti una bugia? Quello che vuoi. Ok, allora la raccontiamo così. Superba nasce ancora nel 2001, quando la band si è formata. Eravamo poco più che ventenni e avevamo i nostri idoli, tra cui una super erba che non moriva mai. Diciamo, come noi che abbiamo superato tante prove e siamo ancora insieme dopo così tanto tempo, quindi abbiamo resistito, così la gramigna, questa super erba ci ha sempre dato l'idea di una super eroina che è stato il nostro, diciamo, la nostra ispirazione durante quegli anni. Va bene detta così? Sì, allora non è come pensavo io. Non è come pensavo io. Superba aggettivo. No, è una super erba che non muore mai. Ecco, diciamola così. Ecco, io invece avevo proprio interpretato come l'aggettivo appunto dell'essere superbi. Ma noi, Stefania, lasciamo la libera interpretazione a tutti, così ognuno si può ritrovare o meno nelle cose, come d'altronde anche deve essere la musica, no? Perché noi la scriviamo, la presentiamo, però è giusto che ognuno possa dire la sua e pensare a delle cose che sono più vicine al loro essere, insomma. Se per te superba vuol dire... su una cosa che supera tutto, in un aggettivo, noi te lo lasciamo. Va bene, d'accordo. E quindi Non segue la cura, distribuito e promosso da Alka Record Label, è un po' tutto quello che credo apra la pista a anestesia, anzi anestesia apre la pista a tutto quello che poi vorrete dire con Segue la cura. Sì, Anestesia è stato il singolo che abbiamo scelto per anticipare il 20 ottobre il lancio del nostro album, che è stato il 10 novembre successivamente. Sì. E diciamo che tutto l'album è un po' ispirato alle cose che ci rendono anormali, che ci fanno sentire diversi dagli altri, quindi non seguire la cura è una sorta di non volersi adattare a quello che è la normalità, che dopo normalità è intesa come noia, e quindi anestesia è anche un po' il fatto di essere troppo stimolati in questo periodo di cose, e perdere un po' quali sono i veri obiettivi, le cose che ci fanno sentire più vivi. Quindi è tutta una cosa, un discorso legato anche al sentirsi vivi e al sentirsi diversi dagli altri. Beh, è un modo molto originale per dire siamo diversi, e siamo come dire, non seguiamo gli schemi, no? Esatto. Quello che vuoi dire. Gli schemi, esatto. Ecco, esatto. Facciamo una strada alternativa. Esatto, hai capito benissimo. Noi ne abbiamo fatte tante di strade alternative, e infatti anche durante la nostra storia abbiamo rivoluzionato per ciò che riguarda la sezione ritmica, la band, perché con noi suonava un altro ragazzo,
E dopo io ho avuto la brillante idea di sposarmelo, questo ragazzo, e quindi quando abbiamo divorziato si è anche rotta l'armonia della band. Che peccato. Sai, non tutte le ciambelle riescono a quel buco. Purtroppo sì, sì. Però dalle ceneri di questa vecchia formazione, ora è con noi Matteo Piccolo, che è un bravissimo bassista, e la band è ritornata... anche grazie alla collaborazione con Alka Record, a nuova vita, e ci siamo messi in gioco con questo nuovo album, quindi noi siamo contentissimi. E quindi io vorrei sottolineare la frase: e se invece la follia fosse la via di uscita, che un po' rappresenta questo album, giusto? Sì, non seguire la cura nel senso buono, e seguire la follia come alternativa al sentirsi liberi, quando invece si ha paura di seguire i propri istinti. A volte invece è la cosa migliore da fare. È seguire la follia. Ascoltiamo un pezzettino di Anestesia, ma un breve pezzetto. Ok. Per fare fuori questa noia. Questo è Anestesia, ne abbiamo assaggiato un pezzettino. Allora, parliamo della promozione, distribuzione e produzione di questo album e del singolo che lo precede. Allora, noi abbiamo ora organizzato il 20 novembre, scusami, il 10 novembre il release party e il lancio del nostro album al Bocciodromo di Vicenza, e le prossime date saranno il 22 di novembre allo Smeraldo, in centro sempre a Vicenza, e l'11 gennaio al Jack the Ripper a Roncà, in provincia di Verona. È possibile trovare il nostro CD durante le nostre serate, e se seguite la nostra pagina Facebook Superba trovate anche tutti i link per il digitale e le applicazioni di iTunes, dove si può scaricare ovviamente la canzone e tutto l'album, tutte le canzoni dell'album. Allora, registrato da Michele Guberti presso, sì, il Freedom Recording Studio. Esatto. Prodotto da Massimiliano Lambertini, che saluto. Michele Guberti e Supererba. Posso dire Supererba? Dobbiamo dire Superba, così ognuno capisce quello che vuole, no? Superba, sì, infatti ce l'hai più grande, è vero. E Superba, mixato da Federico Viola, Michele Guberti, e Superba, presso l'Animal House Studio. Esatto. Ok, vedo Michele Guberti molto presente. È il mio santo protettore, santo Guberti, Michele. Con cui abbiamo collaborato io principalmente, perché abbiamo fatto un lavoro di rivisitazione dei testi e delle melodie vocali, ed è stato un lavoro che mi ha messo parecchio in gioco, però è da lì che nascono le cose più belle, le cose più difficili, le cose più sofferte, anche perché bisogna diciamo anche a volte cambiare strada e lasciare la strada più confortevole per mettersi alla prova, dopo danno risultati sicuramente più soddisfacenti. Michele è stato un ottimo collaboratore per me personalmente. E beh, questo che hai detto sottolinea ancora una volta il concetto dell'album, quindi sì, sei su questa direzione. Post produzione mastering Luca Pernici. Sì. La foto, la grafica, cura di Produzioni Fantasma in collaborazione con Buster Art. Quindi abbiamo citato tutti. Sì, grazie Stefania, perché vorrei ogni giorno ringraziare tutte le persone che hanno collaborato con noi, che stanno ancora collaborando,
però è difficile, ma tu ci sei riuscita benissimo. Da chi ci ha curato l'immagine a chi ci ha aiutato praticamente con le note musicali e ci sta ancora seguendo con la promozione, i Superba ringraziano tutti veramente di cuore. Ecco, allora grazie, grazie a tutti. Che ti ascoltiamo un pezzettino, proprio un assaggio della maschera. Un fiore è gracile, la carne è debole e tu sei labile. Mi spieghi un pochino questo pezzo? Allora, ecco. La maschera, questa maschera è una maschera che tutti abbiamo, a volte la nascondiamo nel cassetto, a volte la tiriamo fuori, però è ispirata a quei momenti in cui decidiamo di non essere del tutto noi stessi e per il gusto di apparire, di essere accettati dagli altri, vogliamo sembrare qualcosa che non siamo. Io sono stata ispirata nello scrivere questo pezzo da un brutto periodo che ho avuto con una persona a me cara. In quel periodo lì secondo me non era più se stessa e nel ritornello c'è proprio l'invito di togliersi questa maschera per ritornare ad abbracciarci come una volta, perché a volte si dimenticano le cose più semplici e per essere qualcosa che non sei ti allontani anche dalle persone che ti vogliono bene. Quindi in questo album c'è anche molto di autobiografico. Sì, per me sì, e spero appunto, come dicevamo il discorso all'inizio, che ognuno può vedersi qualcosa di suo, spero che arrivi anche ad altre persone che magari non hanno vissuto la mia stessa esperienza, però si possono ispirare a qualche parola del testo, perché è lì che dopo va la soddisfazione del musicista, quando la sua musica diventa qualcosa che ognuno può fare sua. Sì, e che naturalmente quello che tu stai anche dicendo è il fatto che sarebbe bello che poi questo album possa calzarsi alle varie situazioni delle persone che stanno ascoltando. Certo, sì. Certo. Katie, è stato un piacere parlare con te. Adesso anche per me, Stefania, in chiusura, grazie. In chiusura ascoltiamo per intero Anestesia, però prima vorrei ricordare tutti, e penso lo farei tu, tutti i vostri contatti. Allora, noi siamo presenti su Facebook, alla pagina Superba, ci trovate su Twitter, ci trovate su Instagram come Superba Live, ci trovate al nostro sito che è www.superba.info e se venite a Vicenza venite a trovarci il 22 novembre, suoneremo allo Smeraldo. Questa è la prima data della vostra promozione. La prossima data, sì, sì. Bene, allora invece questa chiacchierata che abbiamo fatto con tantissimo piacere, lo ripeto, con Katie del gruppo Superba di Vicenza, giusto? Sì. E questa chiacchierata la troverete postata, anzi pubblicata sulla nostra pagina YouTube, poi la posteremo sulla pagina Facebook e la metteremo anche nella pagina artisti del sito. Già ci siete, non so se hai visto, ma penso di sì, sì, perché ho visto che hai condiviso. E certo, mi sa anche mi piace la pagina, adesso vi seguiremo assiduamente. Ecco, quindi siete presenti sulla nostra pagina artisti. Grazie, grazie mille Stefania di averci invitato e saluto tutti i vostri radioascoltatori, i ragazzi del mio gruppo e niente, è stato un piacere anche per me. Grazie Katie, un bacio a tutti, in bocca al lupo e lunga vita al lupo. Che corra libero per i boschi. Brava, che bella risposta, brava, 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 grazie. Grazie a te Stefania, un grazie. Abbraccio a tutti, ciao ciao. Ciao e ascoltiamo Anestesia dei Superba, grazie a Katie, la voce del gruppo. Sole non sentire più bruciare, lanciarsi da un balcone senza farsi male. Tatuaggi e sorprendenti mutazioni non sono cose ormai